battuta, arbitro, ben impallato, nel proprio serve. Si è fatto perdonare la gaffa. Probabilmente il fallo c'era. Non è Pierre, tirare due metri. Resiste Gianni, bravo, bravo, bravo. La palla non l'hai persa. Occhio. Palla Mauro, occhio. 5 bianco, espulsione. Vai Mauro, vai. Vai Mauro, nuota Mauro. Adriata, Adriata Selis, Selis Ponzi, Ponzi Selis, Adriata, bravissimo Gianni, bravo, un ottimo rovesciato. A 2:05. Segnato il gol del 4-3 Gianni Abriano. Esce Fonzi, rientra Lombroso.
c'è Lario Matteo. È uscito anche Gianni Abriata. Mauro, lo battono arbitro, non è battuta quella palla lì, va bene così, vai vai Walter, vai Walter. Bravissimo Walter, sei bravo, bravo Pierre, bravo Pierre. A 1.19 la quinta rete segnata da Di Noia. Esce Sellis, entra Giacomo Cavallero. Ecco. Primo piano. L'espulsione di Di Noia, numero 8. Abbastanza incomprensibile. Scusate il traballamento, ma ho spostato il cavalletto perché c'era il tubo, mi dava fastidio. Rinizia l'azione con Simonini che lancia Celoria. Cesare, Cesare, si fanno sti lanci. Walter ha preso un fallo, direi, di esperienza. Ecco, Pierre che porta avanti la palla. Tiro di Pierre a pochissimi secondi dalla fine, di infatti fine del secondo tempo. Il nostro folto, anzi foltissimo pubblico. Il signor Canali con prole, la signora Lombroso in Bermuda, la fidanzata del Davide Goleador, e poi mi dispiace dirlo, fine del nostro pubblico. No, forse ho inquadrato ancora una persona che non avevo visto, mi sembra la futura signora. Chiudo la carrellata del nostro pubblico per non incorrere nelle ire di qualcuno. Questo qualcuno potrebbe essere, andiamolo a cercare, quel signore lì. All'inizio del terzo tempo vediamo che rimane in panchina Fonsi, Sellis e Pierre, oltre ai nostri giovani in attesa di migliori momenti di sfruttamento. Dani a prendere la palla. E presa la palla con un ottimo margine. Siamo al terzo tempo, come si supponeva. Il Marassi non ha moltissime forze da spendere.
Franco espulso. Soloria, Matteo, Cesare, Gianni, Davide, Matteo, numero 6 bianco espulso. Due uomini in più. Bravissimo! Cesare ha fatto il gol dopo aver distrutto il portiere. Pubblico che si è aggiunto è il papà Celoria. Bene, sempre più folto nel nostro pubblico. È iniziata l'azione, adesso tempo un attimo a seguire il pubblico ed eccoci di nuovo sulla palla. Finché non lascia la palla non può essere fallo. Perfetto. Che non lascia la palla non può essere fallo. Benissimo l'arbitro. Davide, Cesare, Davide, che passaggi. Matteo, Gianni, Davide, ah, peccato, fuori misura. Sornione stava arrivando ma se n'è accorto il numero 6 bianco e quindi ha recuperato la palla. Tiro che non è impensierito affatto il nostro bravissimo portiere Simonini, che si appresta a rilanciare la palla a Davide, che è già scattato in controfuga, purtroppo solo. Bisogna attendere. Spulla Gianni, Briata, Cavallero, Anti Giacomo, Matteo, Cesare, Cavallero, Allo. E peccato, tiro fuori. Cesare contrastato benissimo l'avversario. Gianni espulsione, non si riesce a capire perché, è a 4-14, quarto gol del Marassi. E Sabriate entra Selis. Battuta la palla, Selis rete, bravissimo.
Bravo Mauro. Merito un primo piano per la sveltezza dell'azione. Bene. A 4-0-1, settima rete per l'Albissola. 7-4 per adesso il risultato al terzo tempo, a 3 minuti e 57 dalla fine. Mauro, questo te lo sei fatto scappare, ma meno male. 4 metri, altro rigore. Altro rigore dal numero 5 Mauro Celis, un rigore. Facile rigore il nostro arbitro Palazzo. Ecco Simonini che si appresta a parare il tiro, no? Peccato. A 3-43, quinto gol del Marassi, 7-5. Siete pari, non siete in meno, pari, pari, pari. Tateto Mauro, dove va? Espulsione di Giacomo Cavallero, pasticcio in area. Uomo più. Benissimo Mauro, bravo Mauro, difeso bene la palla, preso un bel fallo. Davide,
passaggio smarcato di Simonini, passaggio al centro Boago. Matteo, da mangiarti il fegato. Fonzi e Lombroso, Lombroso. E Giacomo si fa di nuovo prendere, non preparato. Questo terzo tempo si è visto un bel gioco, ma si è visto parecchio soffio di pallone. Cosa vuol dire di gol? Almeno due erano sicuramente dei gol. Dai Mauro, vai che fai bene. Bravo Mauro, vai. Un secondo dalla fine, questo terzo tempo si conclude 7-5 per l'Arenato Salvo. Rientrato in acqua di Noia e esce Giacomo. Forza a prendere la palla. Presa la palla, bravissimo Forza. Ultimo tempo. Siete in due su un uomo. Altri 4 metri. Rigore, penalità per il portiere. È il quarto Palazzo, Belin. Zuniamo. Ah, peccato Simonino, l'hai toccato. A 5:42, 6, sesto gol
Ascari, Marassi, 8-6 il risultato. Noi Italia. Sei solo Matteo, vai, vai, D'Ambrosio, go, bravissimo Davide, bravissimo, gol improvviso da distanza da guardare, 4-16, il nono gol che l'ha rovinato Salvissoli, esce D'Ambrosio e entra Spulla, Alba. Dai ragazzi, la partita è nostra ormai. E poi fallo d'espulsione questo, lasciato correre dall'arbitro, ancora, ancora Spulla, è un 4 metri, ma sono a rigore. 4 metri a rigore. Il 5 bianco espulso e rigore creato da Fabriano. Dopo un'allungazione portata da Spulla, l'arbitro si è fatto perdonare quello che non ha dato a Spulla. Primo piano per Abriano. La decima rete per Alvissola sul rigore procurato e realizzato da Gianni Abriano. Sta uscendo di Noia dalla vasca per far posto a Cavaliero Giacomo.
torniamo sul campo lungo per riprendere tutta l'azione, avere uno specchio visivo più ampio. C'è un netto miglioramento nel gioco dei ragazzi, anche se ancora imprecisi. Ecco Fonzi, Fonzi porta la palla da solo davanti al portiere e realizza al 3-17 l'undicesima rete. Come dicevo, c'è un miglioramento di gioco insieme in questa squadra che comincia a piacere. Ed ecco che entra in acqua per la prima volta Conrado Massimo, un giovanissimo al posto di Mauro Sedis, che molto gentilmente lascia lo spazio. Espulsione del numero 4. Scusate ragazzi, ma sto cambiando la pila, quindi può darsi che qualcosa mi sfugga. Guarda un'espulsione di Conrado Massimo. Alzare le manine a 2.05 dalla fine, settimo gol per il Marassi, quindi 11-7 per la Rallinante Salvissoni. Matteo, con la palla tua. Tiro parato. Altro rigore, è il quinto rigore. Bravissimo, come l'hai preso. Gliela dura la vita, Dio.
parte. Gianni. Bravissimo Corrado. Due secondi dalla fine ed è finita la partita. 11 a 7 per la Marinata Salvissoli. Ecco il nostro pubblico che applaude e forse applaude anche il pubblico avversario, perché la partita non è stata. Ultima carrellata. Ragazzi.